Palio 2016, nuove regole per il torneo delle bandiere, sia per quanto riguarda i gruppi sia per le coppie, in programma sabato 18 e domenica 19 giugno. Nuove regole che comportano qualche difficoltà in più per gli sbandieratori, ma che garantiranno maggiore spettacolo alla gara. Abbiamo durante quest'anno ritoccato un pochino il regolamento tecnico della federazione. L'obiettivo nostro era principalmente quello di riuscire a dare un pochino più di spettacolarità agli esercizi in modo che fossero, diciamo, più belli da vedere dal punto di vista estetico. Chiaramente anche qualche contenuto tecnico come aumento di difficoltà è stato impostato per aumentare il livello delle esibizioni che attualmente vediamo. Ok, quindi più nello specifico, quali sono appunto i cambiamenti che sono stati fatti anche a livello tecnico? Allora, soprattutto i cambiamenti hanno riguardato la grande squadra, dove vedremo delle nuove figure all'inizio dell'esibizione che si chiamano presentazione, quindi questo proprio dal punto di vista coreografico dovrebbe aumentare la spettacolarità. Altre cose, soprattutto nelle squadre, quindi qui sia nella grande squadra sia nella piccola squadra, vedremo le difficoltà eseguite, quindi i lanci e gli scambi, in modo che siano coinvolti tutti i componenti della squadra e quindi non più solo piccole porzioni come triangoli o piccoli gruppetti. Questo proprio per aumentare il gioco della squadra e la spettacolarità di quello che si vede. Va bene, appunto, quindi si vuole aumentare la spettacolarità, invece per quanto riguarda la difficoltà per gli sbandieratori sarà maggiore o comunque, diciamo, il livello rimane quello? Ecco, che cambiamenti sono in particolare per gli sbandieratori? La difficoltà è leggermente più difficile quando cominciamo a giocare tre o più bandiere, questo nella piccola squadra e nella coppia, perché le nuove regole impongono un numero maggiore di bandiere scambiate quando si eseguono dei lanci più difficili. Ci aspettiamo delle belle gare con un alto contenuto tecnico, perché proprio negli ultimi anni gli sbandieratori fantini hanno fatto dei passi da gigante da questo punto di vista. Quindi insomma uno spettacolo sempre più grande per una manifestazione appunto sempre, insomma, sentita come sempre qui a Faenza.